Non ho le risposte a tutte le cose che vedete sul web, ma sono uno che googoleggia fin troppo. Ehi, si può dire googoleggia? No, perché è una parola strafiga. A volte mi imbatto in video e foto che mostrano stranezze fuori dal comune che potrebbero farvi dire wow, ma non lo sapevo. E quindi niente, ho deciso di portarli in alcuni video nel canale. Insomma, oggi vedrete quelle cose che pure io ho visto per la prima volta oppure sentito. E intanto ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questo emozionante video. Anzi, questo è meglio se lo lascio decidere a voi. E se vi siete iscritti attivando la campanellina delle notifiche e siete seduti o sdraiati o seduraiati, partiamo il prima possibile. PS, in arrivo presto anche le cuffie con il marchio seduraiati? Per chi mi segue su Instagram avrà già capito. Numero 1. La cura dei capelli è importantissima, assolutamentissimamente. Beh sì, a volte devo cercare di usare parole inventate più semplici. Comunque, se non li trattate bene rischiate di fare una brutta fine tipo questa donna, in questa foto diventata virale su internet grazie a Reddit. Non conosco benissimo la storia, ma il parrucchiere l'ha aperta in due e ha trovato una cosa assurda. Aspetta, l'ha aperta in due non è proprio una bellissima cosa da dire. Alla fine non erano più nemmeno capelli quelli. Cioè, quasi vomito tra un po'. Spero questa immagine vi aiuti a capire che è meglio non trascurarsi mai. Anche solo una piccola azione quotidiana può aiutarci nella vita di tutti i giorni. Ma non vuol dire che adesso dobbiate utilizzare lo shampoo come dei maniaci dalla mattina alla sera. Addirittura su internet si possono leggere e vedere storie di persone che vivono senza fare lo shampoo. Una blogger americana ha condiviso la sua esperienza online, dicendo che i primi 15 giorni sono duri e si hanno pruriti costanti alla cute, ma dopo tutto cambia. I capelli iniziano progressivamente a perdere il loro aspetto oleoso, ritornando a una condizione migliore di prima addirittura. Sono nati addirittura dei gruppetti chiamati No Poo o Low Poo, che parlano di come i prodotti chimici facciano male all'essere umano, specialmente gli shampoo sui capelli. Celebrità famose come Gwyneth Paltrow o Brad Pitt hanno detto più volte di essere d'accordo con questi gruppi anti-shampoo. Numero 2. Mai sentito parlare di Aqua Sonic? No, non un Sonic che sa nuotare, ma qualcosa di davvero spettacolare, a mio parere, che sono un amante della musica. Una cantante di nome Lyla Skovmand nel 2004 stava esplorando nuove possibilità per fare musica, pensando e pensando. Così un giorno casualmente si è chiesta, ma se cantassi sott'acqua? La prima cosa che vi verrà da dire è che l'essere umano non può respirare sott'acqua, ma fortunatamente aveva pensato anche a quello. Credo, perché non ho capito benissimo come funzioni il metodo. Ma ho capito che è stato davvero molto molto complesso creare una band sottomarina. Hanno creato delle vasche piene d'acqua con l'aiuto di vari esperti, sia di musica che di acquari, perché sott'acqua la sensibilità delle note aumenta ancora di più. Senza volerlo si rischia di fare qualcosa di sbagliato a causa di un piccolo e banale spostamento dello strumento stesso. Alcuni di questi poi sono stati modificati e creati apposta per la situazione. Alla fine tutto è filato bene e potete trovare i video della band online su YouTube. E vi dirò anche di più, pensavo fosse una stupidata ma non è affatto male, assolutamente da sentire almeno una volta nella vita. Numero 3. Allora, gli smartwatch sono diventati ormai una cosa comune, o no? Sul mio canale Telegram, per esempio, potete trovare tantissimi smartwatch in sconto anche a 10 euro volendo. Questo perché con gli anni i prezzi sono crollati, eppure alcuni rimangono su standard più elevati, tipo l'Apple Watch da 500 euro e passa. Ma vi dirò una cosa, in futuro nascerà qualcosa di ancora più spettacolare. Anzi, spero arrivi, perché finora si sono visti tanti prototipi, ma nulla di concreto. Eccovi lo smartwatch da braccio. Beh, sì, sembra un nome davvero generico. Ma ascoltate bene. Qual è il problema degli orologi intelligenti di oggi? Che sono enormi, ma hanno uno schermo piccolo piccolo. Partendo da questo presupposto è nato questo. Tutto il vostro braccio diventerà un orologio intelligente. Inventato alla Carnegie Mellon University e chiamato SkinTrack, consente di mandare dei comandi utilizzando il proprio braccio come un touchscreen. Funziona con dei sensori montati ai lati dell'orologio e un anello indossato in un dito della mano opposta. E le cose che si possono fare sono davvero varie, è possibile spostare le applicazioni in punti precisi delle braccia. Volete mettere Spotify sul palmo della mano per cambiare musica in fretta? Perfetto, potete farlo! Volete Facebook sul gomito per ignorarlo? Fattibile! Insomma, davvero spettacolare. Vorrei solo uscisse il prima possibile e non costasse quanto un fegato, ma non credo proprio. Numero 4. Che mi dite dei pirati? Fantastici, no? Saranno anche stati fuori legge, ma grazie specialmente ai film con Jack Sparrow e One Piece ho imparato a conoscerli. Sì, lo so, sono una persona davvero semplice. Beh, ovviamente non dovete andare a fare i pirati in mare, ve lo sconsiglio. Oggigiorno non è più come una volta.
che addirittura moltissimi cimiteri venivano allestiti per ospitare i corpi dei più incredibili pirati di tutti i tempi. Ma dopo anni e anni soltanto un cimitero è ancora in piedi e si trova a Madagascar, anzi precisamente al largo della costa orientale, e si chiama Nosy Boraha. Ovviamente la pronuncia è del tutto sbagliata, ma oh, io ci provo, eh. Una volta era il rifugio di famosissimi pirati. Oggi, come detto prima, è l'unico cimitero al mondo rimasto per questa gente. Rimangono 30 lapidi, una di esse è quella di William Kidd. Sono sicuro sappiate benissimo di chi parlo, perché è da lui che il famoso Oda ha preso ispirazione per creare il personaggio di Kidd nel manga e anime di One Piece. Numero 5. Suonare il violino è sicuramente difficile, specialmente perché richiede una mano ferma e decisa. Cosa che non ho per niente, visto che faccio cadere anche le mie stesse dita tra un po'. Quindi il nostro Roger Frisk, un violinista del Minnesota, non avrebbe dovuto continuare per quella strada. Era stato colpito da uno strano tremolio alle mani a un'età avanzata nel 2009. 2 anni dopo i medici hanno scoperto che era una cosa neurologica, quindi non una cosa fisica, e quindi guaribile grazie a un'operazione. Anche se non semplice. Insomma, toccare il cervello di una persona non è una cosa consigliabile, si sa mai che diventava più scemo e tremolante invece di migliorare. In questo caso le cose erano pure più toste. Non soltanto l'uomo doveva tornare a suonare, ma doveva poterlo fare perfettamente come un tempo. Ma come in tanti sapranno, tornare nuovi dopo un'operazione a una parte del corpo quasi sempre è una cosa impossibile. I chirurghi della clinica Rochester nel Minnesota decisero così di impiantare degli elettrodi in una particolare zona del cervello e di collegarli ad una sorta di pacemaker cerebrale, che si attiverà ogni volta per tenere ferma la mano tremolante. Ora arriva però la parte assurda e inquietante, perché sennò non sarebbe una storia strana. Per poter fare tutto ciò c'era bisogno di tenere Roger sveglio, e c'era bisogno suonasse il violino. In questo modo poteva dire tempestivamente ai medici quando riusciva a suonare bene e quando no. E niente, alla fine ce l'hanno fatta davvero. Cavolo, quest'uomo ora suona anche meglio di prima e ha subito una delle operazioni più strane del mondo. Prima di continuare, eccovi un piccolo quiz con una frase di un famosissimo film, o almeno io credo sia famoso, poi ditemi voi. Chi sa dirmi allora a quale si riferisce? Risposta alla fine del video. Numero 6. Risulta difficile entrare in bagno e uscire in fretta in questi anni o no? Con l'invenzione degli smartphone la gente passa ore e ore a guardare Instagram o altri social network per riuscire a, ecco, defecare come si deve, credo. Tenendo la faccia incollata allo schermo senza rendercene conto possiamo passare ore e ore lì dentro. E non fa affatto bene alle gambe e al corpo stare troppo sopra la tazza. Ma per fortuna su Kickstarter, famoso sito di crowdfunding, era stata creata una campagna per questo, un timer con dentro della sabbia che finisce di cadere in circa 5 minuti, che per alcuni è il tempo giusto di rimanere in bagno, e niente di più, niente di meno. Che devo dire, non mi aspettavo venissero finanziate certe cose sulla piattaforma, sono senza parole proprio come voi. Insomma, perché usare il timer di uno smartphone da 600 euro se si può comprare sta cavolata? Numero 7. Adesso, sapreste dirmi qual è l'isola più kawaii del mondo? Sì, l'isola più carina e pucciosa mai vista! Eccovi l'isola dei conigli in Giappone. Okunoshima si chiama. Si trova al largo di Hiroshima, nel mare del Giappone, ed è un posto da visitare a tutti i costi. Ci sono molti edifici distrutti e inabitati che sono stati lasciati lì. Tutto ciò è raccontato in un museo del posto. Oggi la natura ha ripreso il controllo e piuttosto che riedificare tutto e distruggere altri alberi, il governo per fortuna ha deciso di tenere le cose come sono. È stata una base militare scientifica dove si facevano esperimenti e si producevano gas letali. In questi esperimenti erano presenti anche animali, tra cui moltissimi conigli, che però alla fine sono stati liberati e lasciati lì a vivere la loro nuova vita. Con gli anni si sono riprodotti in massa, arrivando a un numero enorme. I turisti vengono guidati per un tour sull'isola e alla fine condotti da una morbidezza senza precedenti. I conigli sono molto amichevoli e adorano il cibo. Alcune aree però sono ancora contaminate ed è quindi vietato l'accesso. Prima di finire la risposta al quiz era Big Hero 6. Io ho amato quel film, stupendo davvero. Voi che dite? Fatemelo sapere nei commenti assolutamente. Numero 8. Alcuni dicono che il mondo sarà controllato solo da macchine, anche per cucinare nei ristoranti più importanti. Potrebbero esserci solo robot in futuro. Ma io non credo. Perché anche se i robot diventeranno una cosa normale, il tocco di un essere umano difficilmente potrà essere sostituito. Per esempio, un cuoco prepara il suo pane con la lava,
Il signor Siggi Hilmerson in Islanda sfrutta il calore naturale della terra generato dalle sorgenti termali vulcaniche. Seppellisce l'impasto per 24 ore sottoterra, il tutto è coperto e protetto grazie a una pentola, quindi la polvere non filtra. E alla fine il risultato sembra sia molto molto gustoso. Gli abitanti locali amano il suo pane e ogni mattina aspettano in fila per averne un pezzo. La prima cosa che farò in Islanda sarà proprio quella di provare il pane di quest'uomo, dal gusto vulcanico. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto perché anche io ho visto cose assurde oggi. Lasciate un bel mi piace in quel caso e iscrivetevi assolutamente per tanti altri video ogni giorno. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.